Prenotare il viaggio di maturità. Come fare? Per molti studenti è la ricompensa per i loro sforzi nella preparazione dell'ultimo grande esame dei loro anni scolastici, il tanto atteso viaggio di maturità. Ma cosa bisogna tenere a mente quando si prenota? Il budget di solito non è grande e quindi spesso si sceglie una combinazione di volo e alloggio economico. Tuttavia, il prezzo non dovrebbe essere l'unico criterio. Delegando l'organizzazione dell'intero viaggio ad un'agenzia viaggi e prenotandolo come pacchetto, si possono trarre vantaggi. Questo perché l'agenzia è responsabile di tutto il servizio e deve trovare una soluzione alternativa nel caso in cui il volo dovesse essere cancellato, oppure posticipato, o se c'è un problema con l'alloggio. Anche in caso di insolvenza del tour operator, oppure della compagnia aerea, dell'hotel o di altri fornitori, con il pacchetto vacanze si è in un certo modo protetti. Se invece si contratta separatamente con i singoli fornitori, non è così. Se non si arriva a destinazione perché il volo è stato cancellato oppure i regolamenti di ingresso non lo permettono, bisogna comunque pagare l'alloggio e trattare singolarmente con ogni fornitore per trovare una soluzione. E richiedere un risarcimento in caso di insolvenza di un fornitore può risultare alquanto difficoltoso. Chi preferisce comunque prenotare il viaggio individualmente deve prestare attenzione e non lasciarsi abbagliare dalle presunte occasioni speciali sui portali di prenotazione. I prezzi vanno controllati nuovamente sul sito web della compagnia aerea ed è meglio effettuare la prenotazione direttamente nella stessa. Se la prenotazione attraverso i portali di confronto online è effettivamente più economica di quanto riportato sul sito del fornitore, andrebbe considerato se questo presunto risparmio vale le eventuali complicazioni, a volte costose, che potrebbe comportare una cancellazione del volo. Le compagnie aeree delegano una parte della vendita ai portali in cambio di un compenso che spesso può essere simile al prezzo del biglietto stesso. Inoltre, mettersi in contatto con i portali di prenotazione in caso di necessità non è sempre un'impresa facile. Va anche notato che alcuni portali combinano singoli voli di diverse compagnie aeree, per cui si concludono contratti di trasporto separati con le rispettive compagnie. Se si perde un volo in coincidenza, non si ha diritto ad un cambio di prenotazione gratuita, poiché la rispettiva compagnia aerea è responsabile solo per il singolo tratto del viaggio. Anche in caso di cancellazione, solo il volo effettivamente cancellato deve essere rimborsato. È quindi meglio prenotare direttamente con la compagnia aerea, oppure optare per un pacchetto. I voli più economici sono spesso quelli che arrivano a destinazione in tarda serata, ma se si scelgono questi, bisogna tenere conto che si rischia di non arrivare in tempo per il check-in all'alloggio prenotato. Un eventuale check-in tardivo deve essere concordato in anticipo con l'alloggio e può comportare un costo aggiuntivo. A proposito di alloggi, anche in questi casi le offerte particolarmente economiche possono avere la loro pecca o rivelarsi addirittura una truffa. Nel peggiore dei casi può succedere che la casa vacanze prenotata non esiste affatto. Bisogna allarmarsi soprattutto se il proprietario della casa vacanze vuole comunicare privatamente via email o messaggistica istantanea, piuttosto che attraverso il portale di prenotazione, oppure se richiede pagamenti anticipati tramite bonifico bancario o servizi di trasferimento di contanti anziché con carta di credito. I diritti dei passeggeri aerei valgono anche per il viaggio di maturità. Se un volo viene cancellato, subisce un ritardo di diverse ore, oppure è in overbooking, si ha diritto a un cambio di prenotazione, oppure a un rimborso e in alcuni casi anche a un risarcimento. Regole simili si applicano per i viaggi in autobus e in treno. E ricordatevi di fare anche un'assicurazione di viaggio. Per suggerimenti e supporto, rivolgetevi al Centro Europeo dei Consumatori, www.euroconsumatori.org.